Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova parte di Spyro Hero's Tale. Allora, nello scorso video ci eravamo fermati con la prima sfida di Blinky. Adesso facciamo posso esplorare sottoterra? La seconda, che sarà più lunga, però non dovrebbe essere affatto difficile. Lì anche se c'è il simbolo dell'autosalvataggio, adesso mi esce il solito messaggio che ho tolto il memory card, eccetera eccetera. Ok, mi va bene. Adesso vedete, mi fa vedere tutto l'aiuto, cioè dopo che già me l'ha detto nel gioco. Una cosa non vi ho detto: quando vedete queste cose per terra, se scavate vi danno delle gemme. Però io adesso vorrei fare in fretta questa parte perché voglio già finire qui. Anzi no, mi sa che non ci riesco. E dai, grazie. Mi sa che non ci riesco proprio a finire la palude, perché dobbiamo fare ancora la sfida di quell'altro idiota, che poi vedremo. E dobbiamo ancora parlare con l'anziano Magnus, come mi pare che si chiami così. Comunque, in questo caso il livello è esattamente uguale a quello che abbiamo affrontato prima, però ci saranno più frammenti in giro. Quindi, oh cavolo, non dovrei metterci troppo tempo qui. Vabbè, sapete che io se non faccio tutto quello che si può fare sul pignolo. Quindi ammazziamo questi due cretini. Ringraziate che non sono tornato indietro a uccidere le altre due piante. Ok, andiamo avanti. Siamo già a un frammento, però mi pare che... Anzi no, forse questo era il primo. La scorsa volta, non mi ricordo, scusate. È da un sacco di tempo che non registro, perché... ve l'ho detto, non sempre posso. Ho bisogno di determinati momenti. Adesso cado giù. Qui ce n'è un altro che mi pare che non ci fosse nella modalità facile. Vabbè, non è importante. Alla fine ne saranno 10. Questo è poco ma sicuro. Mi ricordavo di sto idiota qua. Neanche l'ho ucciso, tra l'altro. Che parlo a fare. Ok, purtroppo ve l'avevo detto che non sarei stato capace di fare sempre un video ogni due giorni. Anzi, già è tanto che ce l'ho fatta per... vabbè, con questo che devi girare per forza. Già è tanto che ce l'ho fatta per 4 o 3 video consecutivi. Però purtroppo quando si ha la casa occupata non è che posso parlare come un idiota e farmi sentire da tutti. Poi tra l'altro non sono neanche da solo adesso, però finché c'è solo una persona in casa non me ne frega più di tanto. Qui però perché devo perdere tempo? Maledizione. Sì, vabbè, 47 bombe per ammazzare una pianta. Me ne è rimasto solo una, meno male che una me ne serve. Dov'è la piattaforma? Eccola lì. No, adesso devo ammazzare quei due, altrimenti mi fanno cadere. Ma questo ci mette 30 anni solo per prendere la cosa. No, 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 no. Mannaggia. Ma fatemi dire una cosa. Ecco, io non mi trovo se non è invertito il mirino. Maledizione. Adesso sti... sennò... ma... e ammazza sti due ratti. Me ne basta solo... ma serio fai? Meno male che c'ho la mira automatica sto coso. Dai. Ok, dovremmo avercela fatta. No, adesso è un'altra cosa. Scusate, purtroppo sono fatto così. Vabbè, però se ci metti 30 anni ogni volta... no, ti sparo prima io. Ma Gesù, ma è possibile essere così ritardati? Mezz'ora per fare sto punto. Meno male che volevo fare in fretta. Sì, vabbè, ciao. Ok, prossima volta i due li ammazzo quando sono per terra. Dai, su, muoviti. Non posso passare tutto il video in questo livello, però almeno... siamo a metà di questi frammenti. Già che mi trovo, cambio pure questi due, che tanto so che... vabbè, il sergente Bird non mi ha creato tanti problemi. Forse quando userò Sparks. Quindi meglio... meglio prevenire che curare. Siamo arrivati nell'ultima area finalmente. Già troviamo una... un frammento. Qui le chiamo gemme. In realtà questi sono i frammenti, quelli piccolini. Lì ce n'è uno. Però mi sa che non sarà necessario cadere giù. Fare una cosa troppo figa. In realtà facilissima. Però io devo sempre fare
L'idiota adesso. Oh, questi qui si ammazzano subito con la non posso chiamarla panciata perché non è una panciata. Non posso chiamarla cornata perché non è una cornata. Comunque, con la culata. Ok, l'ho distrutto. Avete visto, non c'è neanche, non l'ho neanche fatto vedere mentre si rompeva. Però chi se ne frega, me ne mancano due. Uno sta lì giù e uno lì sopra. Ok, abbiamo. Ma quanto può essere stupida una persona. Madonna mia. Ma la cosa che mi dà fastidio è che devo aspettare di nuovo ste piattaforme che ci mettono 37 anni. Problema mio è che vado sempre di fretta e alla fine va a finire che ci perdo soltanto del tempo. Anche nell'ultima parte di Insanity. Quindi adesso cercherò di fare le cose con calma e da persona seria. Dove si trova quel coso? Dai che dovrei. Ok, sì, l'ho preso. Ok, siamo di nuovo qui. Magari adesso cado giù direttamente da quella piattaforma. Ok, adesso calma. Prima aspetto che arrivi qua tranquillamente. Adesso posso saltare. Perché devo complicare le cose? Qui per fare prima vado direttamente qua sopra e poi cado giù. Livello facilissimo. Solo io potevo morire in quel modo idiota. Attenzione a sto salto. E adesso non me ne frega più nulla. Cadi giù, fai quello che ti pare. C'è pure sto idiota qua. Ok, ciao. Sentite, non me ne frega più nulla. Adesso mi suicido pure. Ok, un altro po' lo facevo. Questi giochettini. Che in realtà si sapeva cosa stavo per fare. Perché Spiro cammina sul posto? Grande, ti ho trovato una gemma di luce. Laggiù non c'è nient'altro di valore, ma mi basta una scusa qualunque per tornare sotto. Io non te la do la scusa. Ma poi che maledetti, selezionano sempre l'opzione sbagliata. Che se uno volesse premere XXX subito, non può farlo. Ma quante gemme ho? Non ne ho ancora abbastanza per prendere la catenella. E mi serve proprio adesso perché c'è della roba in giro. Vediamo un po'. Posso prendere qualche gemma a caso? Mi servono 6250. Vabbè, prima facciamo quello che dobbiamo fare con l'anziano qua, che ci insegnerà come fare l'avvitamento elastico. Però me lo dice soltanto, non è che me lo insegna con l'allenamento. Vabbè. Caro Spyro, dovrai imparare tutto ciò che può servirti per riuscire nell'impresa e trovare Red. Non so niente di Red. Il professore ha detto che veniva dal passato. Chi è? Che cosa ha fatto? Oh, che storia! Hai tempo, tesoro? Red apparteneva all'ordine dei draghi anziani fino al giorno in cui, spinto dalla gelosia e dalla brama di potere, cercò di rovesciare il nostro capo. Questo è tutto ciò che posso dirti, Spyro. Sai, è riservato. Ma prima che te ne vada, ti insegnerò l'avvitamento elastico. Per eseguire l'avvitamento elastico, salta sulla pertica. Per passare a quella successiva o scendere, basta saltare. Una volta sulla pertica, per cambiare direzione, devi solo girarti dall'altra parte. Bellissima sta cosa, per cambiare direzione devi girarti. Sì, molto utile. Comunque vi ho già detto che considero filmati della storia, ovvero quelli in cui taglio il microfono e alzo il volume del gioco, i filmati degli anziani, quelli, ve lo dico adesso, quelli dei potenziamenti e prima dei boss. Altro, e anche quando arriviamo nei nuovi mondi, altro sinceramente non. Perché per esempio quelli di Blinky, ok, è la presentazione del personaggio, ma alla fine è solo un minigioco. Non ne vale la pena. Se potessi farlo per tutti i dialoghi non parlerei quasi mai io. Bello sto bug, la telecamera che se ne va da tutt'altra parte. Ok, aspettate un attimo, qui c'è un altro oggetto, ovvero la gemma di luce. L'altro razzo. Adesso possiamo prendere finalmente la catenella. O meglio, non proprio adesso, però quando prenderò tutte queste belle gemme. Il mio timore con questi razzi e gli scrigni. Grazie per il muro invisibile. Il mio timore è sempre che non si carichino
in tempo e che quindi il razzo vada a vuoto. Dai, prendiamolo subito prima che mi dimentichi. Anzi, prendo prima queste altre, così riesco pure a prendere un grimaldello normale. Attenzione qua. Chissà se ce la faccio a finire la palude. Però dato che sono a 10 minuti dovrei farcela, dato che il minigioco che devo ancora svolgere è molto corto. Accomodati e dai una. Ma tra l'altro il grimaldello ce l'ho già. Ne posso prendere altri due. Consente di portarne 3. Ok, vediamo. No, ne posso prendere solo un altro, però per ora mi basta. Non dobbiamo fare più niente qui. Devo solo vedere un attimo quante gemme di luce, quante uova di drago mi mancano. Sì, vabbè, più o meno ci siamo. Devo soltanto controllare una cosa. Mi pare che qui c'era, cioè si potesse andare da un'altra parte. Ok, attenzione. No, magari. Ok, mi sono inventato tutto. Era frutto della mia immaginazione. Andiamo prima qua, dato che è il più vicino. Ah, forse è qui che si poteva saltare da un'altra parte. Anzi no, da lì ci andremo dopo, perché è la strada che conduce da Fred per fare il minigioco. Fred la rana. Che poi prima, avete visto, mentre stavo parlando con l'anziano è uscito il simbolo della missione. Ve l'ho detto, è totalmente ritardato quel coso. Esce a caso anche quando non c'è nessuna nuova missione. Esce anche quando è finito il gioco. Cioè, figuratevi quanto tempo ci ho messo per capire che quel cancello si poteva caricare e distruggere. Adesso qui serve pazienza. Devo aspettare prima che cadano i massi e poi salto. Adesso se mi fa cadere. Madonna. Che mente cade. Ma ce la faccio? Magari mentre ride? No, qua è capace soltanto che cado giù. Forse ho un'idea. Sì, l'idea era esattamente questo, ovvero sperare che di non cadere giù. Ma certe cose però non sono colpa mia. Come dovevo fare? Era l'unico modo per arrivare lì. Poi alla fine potevamo tranquillamente andare in questa parte usando queste perte, che però chi se ne frega. Ora sono senza Sparks e mi roderebbe un po' perdere un'altra volta. Quindi attenzione, lì c'erano dei ranni. Non dovrei rischiare di morire, dai. Perché so già come ucciderli prima che loro uccidano me. Perché questi qui escono dalle pareti, quindi danno fastidio. Faccio così. Se invece voi andaste in avanti vi farebbero del male. Ecco, uscirebbero così. Poi, misteri della fisica. Come fa questo qui? Non mi piace perché è troppo laterale. Ok. Misteri della fisica. Come fanno ad uscire senza rompere la ragnatela? Boh. Questa è l'ultima gemma nera del livello. Ok, siamo a 13 minuti. E dovrei farcela con i due minigiochi. Perché sono sempre due. Uno per l'uovo di drago e uno per la gemma di luce. Ok, adesso c'è questo imbecille qua. Vediamo cosa vuole. Niente moine, sconosciuto. Qualsiasi cosa tu venda non ho intenzione. Mi ha scambiato per un Vucumpra. Ma se hai problemi di galleggiamento sveglierò uno di quei gigli giganti. Così a caso, non gliel'ho chiesto, però mi va bene. Magari mi può aiutare. Questi maledetti insetti della palude continuano a fregarmi il cibo. Non mangio da quasi una settimana. Saresti un tantino morto. Sai, mi piacerebbe darti una mano, ma avrai una ricompensa se riesci a buttare fuori ste bestiacce dalle mie terre. Puoi usare i miei vecchi cannoni da guerra. Lo farei da me, ma l'odore di polvere da sparo mi fa senza. Il crano l'hanno doppiato in questo caso. Oh, qui c'è la missione, incredibile. Ok, questo è il primo minigioco con Spiro che fa che usa la torretta. Ve l'ho detto, ci sarà uno diverso per ogni mondo e ci si potrà accedere da un diverso personaggio. Ok, prequadrato per sparare, cursore la mira e cambia colore quando c'è il nemico. Ok, l'indicatore verde appunto segnala i miei risultati. Quando si riempie abbiamo vinto, e quello rosso quando si riempie abbiamo perso, sempre i danni. E il radar, ok. È anche inutile questa cosa che ho fatto, perché
facilissimo da capire, però non si sa mai dove sono questi idioti. Poi c'è il radar che sulla mappa ci segnala i nemici che sono i puntini bianchi. Abbastanza noioso questo minigioco, perché devo sempre aspettare che compaiano i nemici, non escono tutti in una volta. Quindi boh, soprattutto in difficoltà facile, che sono davvero idioti, ci mettono 30 anni per attaccare, sono pochi. È inutile sto minigioco, dai, adesso va a finire che magari mi fanno pure del danno, però non me ne frega nulla. Cioè, non c'è nessun guadagno a finirlo senza subire danni, quindi non fatevi pensieri inutili. Alla fine sono soltanto io che me li faccio. Comunque abbiamo già finito con la difficoltà facile, questi sono gli ultimi. Sì, però datevi una mossa. Ok, ho fatto. Fred sarà contento. E che me ne frega, voglio che mi dia le mie cose. 16 minuti. Dovrei prendere anche l'ultima gemma che si trova lì a sinistra. Bel colpo, drago viola. Ecco la ricompensa che ti ho promesso, un uovo di drago. Me lo mangerei io, ma lo stupido gusto di sta cosa sembra una pietra. Fanno schifo a tutti ste uova di drago. Ehi, che ne dici se ci riprovi? Magari ti porto una gemma di luce. No, tu non riprovi a fare nulla, sono io che faccio il lavoro qua. E a volte questi dialoghi sono un po' strani, perché parlano di loro stessi quando in realtà siamo noi che facciamo le robe. Ok, qui è semplicemente più difficile, compaiono i pipistrelli già. Poi non ho capito, fanno la cacca sulle provviste. Magari questo è il modo di mangiare i pipistrelli, io non lo so. Ok, cerchiamo di non rischiare nulla. Ok, proprio quell'idiota lì in fondo che mi impedisce di far comparire gli altri nemici, eccoli qua. Meno male, i pipistrelli posso colpire ancora prima che si muovano, perché sono troppo intelligente. Dai che quasi finito. Ancora una volta quello laggiù. E dai, che poi fanno sempre le stesse strade, non è che cambiano. Altre volte i pipistrelli. Da molto monotono sto minigioco, nulla di particolare. Gli altri saranno un po' meglio, più che altro gli ultimi due. Che anche quello del prossimo mondo non è che sia, anzi no, pure quello del prossimo mondo. E però è questo che fa un po' schifo. Ok. Ah, adesso ci sono di nuovo quella specie di mini dinosauro, non so che cosa dovrebbe essere. Oh, guardate a questo, voleva mangiare. Sfigato. Dai che sono finiti. Ma perché me ne devi far arrivare altri due? Anzi, un altro, che è sempre là. Ok, prenditela in quel posto. Ci si mette un minuto per fare sta cosa, quindi mi sono preoccupato per nulla. Vabbè, abbiamo finito anche qua. Dai, non ne ho più di parlare a voi idioti. Hai salvato le vettovaglie. Tieni questa gemma di luce qui per il disturbo. Ok, grazie. Adesso me ne vado, se non ti dispiace. Ehi, non ho altro da darti. Ma se te la stai spassando puoi tornarci, cioè, se proprio ci tieni. Ma non ci tengo minimamente. Fate vedere solo una cosa. Non dovrebbero mancarmi due gemme di luce. Vuol dire che mi sono dimenticato da qualche parte uno scrigno. Non ci penso adesso. Sapete che faccio? Prendo soltanto la gemma qui e poi ritorno dalla fatina idiota. Così riparto proprio da qua nel prossimo video. Forse l'ho fatto un po' corto. Ok, sì, scusate, qui sono morto perché la levetta analogica ha deciso di tradirmi. E mi faccio giusto un altro giretto, perché io mi ricordavo che ci dovesse essere. Ah, sono tornati in vita sti idioti. Ecco, vedete quello che potevano fare? Molto, molto scomodi. Ok, non ci voglio tornare mai più lì. Mi ricordo che ci fosse uno scrigno nella casa di sto scemo. Poi magari mi sbaglio, però ne dovrebbe mancare solo una di gemma di luce, perché si trova mannaggia, sì, riesco a controllare, magari si trova dietro quella porta rinforzata che al momento non possiamo aprire perché siamo sfigati. Però magari sono io che mi faccio troppi pensieri strani. È brutto quando non so dove trovare gli oggetti. Questo in realtà sarebbe un wolfuru, quindi è anche una brutta figura in teoria. Però dovrei aver preso tutto. Forse sto scrigno me lo sto semplicemente sognando, oppure l'ho scordato da qualche altra parte semplicemente. Non è che stanno soltanto qua.
come sprecare una roba a caso. Non avevo intenzione di farlo, ma mi è scivolato il tasto. Ok, adesso che ho perso già abbastanza tempo posso tornare in quel punto. Scusate, volevo soltanto fare un controllo, però diciamo che adesso mi faccio un giretto a telecamera e spende. Se trovo qualcosa non salvo e lo faccio vedere all'inizio del prossimo video. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Da Junkie98 è tutto, ciao ciao.